Cari amici, eccoci al nostro incontro settimanale. Facciamo rapidamente il punto sul Covid. Nella giornata di ieri abbiamo avuto in Campania 45.000 vaccinazioni. C'è evidentemente una ripresa molto forte della campagna di vaccinazione. Contiamo entro l'anno di arrivare a 10 milioni di somministrazioni di vaccino nella nostra regione. Stiamo lavorando in queste ore a potenziare gli orari, il personale per la campagna di vaccinazione. Abbiamo avuto questa anomalia. Nei 3-4 mesi che abbiamo alle spalle, nei centri vaccinali non c'era quasi nessuno. In qualche caso abbiamo dovuto chiuderli. Adesso abbiamo un sovraccarico di lavoro perché c'è stata una ripresa di campagna vaccinale. E quindi stiamo cercando di potenziare le strutture per evitare lunghe file. Per quello che riguarda la situazione ospedaliera, continuiamo a registrare una buona tenuta. I posti letto occupati in area medica sono sui 350, è un dato che rimane più o meno stabile da 2 o 3 settimane. In terapia intensiva abbiamo 25 posti letto occupati, nessuna variazione. Per quanto riguarda i contagi, abbiamo registrato nelle ultime 2 settimane, e questo è un dato abbastanza preoccupante, un numero di 3.042 contagi per bambini della fascia di età da 5 a 11 anni. Questo è il dato che riguarda le 2 settimane dal 26 novembre al 3 dicembre. In queste 2 settimane la fascia di età che ha avuto più contagi è la fascia 5-11 anni. È un'ulteriore conferma della necessità di avviare la campagna di vaccinazione anche per i bambini più piccoli. Ne abbiamo parlato nei giorni scorsi. Sappiamo che ci sono state preoccupazioni, dubbi. Credo che tutta la comunità scientifica, i primari del Bambin Gesù di Roma, del Santo Bono, di altre grandi strutture pediatriche, la società di pediatria, sono tutti quanti concordi nel sollecitare una campagna di vaccinazione per la fascia di età 5-11 anni, in condizioni di assoluta sicurezza per i nostri bambini. Dal 16 dunque cominciamo questa campagna di vaccinazione. Abbiamo un dato molto positivo. Ad oggi si sono registrati per la vaccinazione già 2.000 bambini di questa fascia di età. Credo che avremo, dopo una prima fase di riflessione, anche di incertezza, avremo una campagna di vaccinazione importante anche per questa fascia di età. Poi contiamo ovviamente di utilizzare il periodo festivo con le scuole chiuse 22 dicembre, inizio gennaio, per avere una campagna di vaccinazione ancora più di massa per quanto riguarda la fascia 5-11 anni. Complessivamente dunque noi abbiamo una buona tenuta. Oggi abbiamo 2 ricoveri gravi in terapia intensiva, uno di 9 anni, uno di 26 anni, entrambi non vaccinati. E abbiamo il ricovero in area critica di un paziente di 57 anni non vaccinato. Al netto di questi 3 casi gravi, tutti non vaccinati, registriamo, credo di poter dire, una buona tenuta
della nostra regione, del nostro sistema ospedaliero. Fra l'altro, il Ministero ha certificato che la Campania è la prima regione d'Italia con 51.888 unità per quanto riguarda il totale dei guariti in Italia da Covid. E anche questo è un dato molto incoraggiante. Voglio fare solo due raccomandazioni a fronte di una situazione che è di buona tenuta. La prima, fare di più nell'uso delle mascherine. Chiedo ai genitori, ai docenti scolastici, di fare uno sforzo ulteriore di persuasione e di controllo sulle ragazze e i ragazzi che ancora non indossano la mascherina. E chiedo soprattutto a tutti quanti i nostri concittadini di vivere il periodo festivo in maniera responsabile. È un periodo nel quale avremo inevitabilmente momenti di incontro, momenti di festa, momenti di vita familiare. Cerchiamo di fare in modo che questo periodo sia vissuto con grande senso di responsabilità. Se avremo fra Natale e Capodanno centinaia di feste senza controllo, senza mascherine, noi rischiamo di bruciare tutto il lavoro fatto in questi mesi. E sarebbe davvero una cosa amara, perché rischiamo per pochi giorni di feste e festini di ritrovarci fra 3 settimane con una esplosione del contagio. Se saremo responsabili, io credo che continueremo ad avere questa buona tenuta, continueremo ad avere l'anno scolastico e le scuole aperte fino a giugno, senza didattica a distanza, e continueremo ad avere il grosso delle attività economiche pienamente attive. Dipende soltanto da noi. Aggiungo sul piano sanitario alcune notizie molto importanti. È stato estubato il bambino di 11 anni che era ricoverato al Santo Bono. Sta tornando ad una vita normale, un bel risultato. Per quanto riguarda l'Istituto Pascale, è andata avanti con successo la sperimentazione di cellule CAR-T, cellule prelevate da paziente oncologico, cellule che subiscono modifiche genetiche e vengono poi reimpiantate nel paziente. Sono cellule che hanno una grande resistenza rispetto alla diffusione di cellule tumorali. Credo che una sperimentazione analoga sia fatta anche alla Federico II al Policlinico. È stata autorizzata poi la somministrazione del farmaco voluto da Ascierto, da Paolo Ascierto, del Pascale. L'Agenzia Europea del Farmaco ha certificato che è efficace nel contenimento della diffusione di Covid. Va avanti la somministrazione di cellule monoclonali. Ho visto che a Roma parlano di autorizzazione all'uso delle monoclonali. Noi le stiamo utilizzando già da marzo nella realtà della Napoli 3 e le somministriamo a domicilio. Mi pare anche questa una bella esperienza. Abbiamo inaugurato, come dire, ieri, nuove tecnologie nelle sale operatorie del Policlinico e della Federico II. Abbiamo attrezzature davvero di avanguardia. Abbiamo concluso ieri, credo, l'ultima conferenza di servizi per quanto riguarda il nuovo ospedale Santo Bono. Il Comune di Napoli ha un mese di tempo per ratificare i risultati di questa conferenza dei servizi, dopodiché diamo vita alla parte finale delle procedure amministrative per arrivare
ad avviare la campagna poi di progettazione del nuovo santo bono. E anche questo un risultato davvero straordinario. Vogliamo bruciare i tempi per realizzare il polo pediatrico regionale, dando spazi adeguati per una grande struttura pediatrica di livello europeo. Per quanto riguarda le questioni economiche, abbiamo avuto lunedì scorso l'immissione di 250 giovani vincitori del concorso regionale nel Comune di Napoli. È una bella iniezione di energie, di entusiasmo che aiuterà il Comune di Napoli a voltare pagina in termini di concretezza operativa e di nuovi servizi da fornire ai cittadini. Procediamo nei prossimi giorni alla contrattualizzazione di 650 nuovi vincitori di concorso per i centri per l'impiego. Siamo ad oltre 2.600 nuove assunzioni a tempo indeterminato, promosse dalle iniziative della Regione Campania. Mi pare davvero un risultato straordinario se teniamo conto del fatto che questi concorsi li abbiamo fatti in piena epidemia Covid. E quindi in un contesto di grande difficoltà e di grande prudenza per evitare assembramenti da parte dei concorrenti. Da ieri è attivo il portale digitale Sismica. Ricorderete che abbiamo avviato un lavoro di sburocratizzazione radicale per quanto riguarda gli uffici del Genio Civile. Da ieri si possono avviare in via informatica progetti per lavori di ristrutturazione degli edifici. È una semplificazione davvero straordinaria. Proseguiremo entro l'anno con l'approvazione di norme di semplificazione per quanto riguarda urbanistica e lavori pubblici, per consentire nei comuni l'apertura e l'avvio di cantieri in modo rapido per creare economia, creare lavoro e prepararci a utilizzare anche i fondi europei che rischiano di essere perduti per carenza progettuale e carenza di personale, oltre che per la palude burocratica che frena in Italia ogni intervento di trasformazione urbana. Ricordo ancora che ho inviato a Draghi, non abbiamo ancora risposte, una richiesta di incontro insieme con le grandi aziende pubbliche, a cominciare da Leonardo, per capire che cosa vogliono fare queste aziende nel sud e nella regione Campania in termini di investimento. È preoccupante e non è accettabile l'ipotesi di Leonardo di mettere a cassa integrazione a 0 ore a inizio gennaio 1.200 lavoratori dell'azienda, dello stabilimento di Pomigliano e dello stabilimento di Nola. Attendiamo ancora la risposta del Presidente del Consiglio. Ci rendiamo conto ovviamente che è un periodo delicato, il periodo della sessione di bilancio per il governo nazionale come per il governo regionale, ma immediatamente dopo l'approvazione della legge di bilancio credo che dovremmo avere questo benedetto incontro per capire quali sono gli investimenti destinati al nostro territorio. È stato inaugurato a Salerno il grande parcheggio al di sotto di Piazza della Libertà. Sono già centinaia gli utenti che hanno avuto modo di utilizzare questo parcheggio bellissimo. Bisogna ancora fare qualche messa a punto tecnica, ma il parcheggio è pienamente in funzione ed è una delle opere, per quanto riguarda i parcheggi interrati, più importanti d'Italia,
è sicuramente la più moderna d'Italia dal punto di vista delle tecnologie. Abbiamo avuto un bel incontro nei giorni scorsi a Casoria con cittadini, con amministratori, sindaci dell'area nord di Napoli. Abbiamo presentato il calendario per i lavori del tratto di metropolitana che dovrà collegare la stazione dell'alta velocità di Afragola con la stazione centrale di Napoli e con la rete metropolitana della città di Napoli. Abbiamo assunto un impegno, abbiamo avviato la progettazione per un'opera che sarà la più grande della regione Campania. Arriveremo oltre i 2 miliardi di investimento, ma prevediamo 13 stazioni sull'asse di collegamento Afragola-Piazza Garibaldi. È un'opera importantissima per garantire un collegamento su ferro per i comuni dell'area nord di Napoli. Si stanno svolgendo a Dubai gli eventi di promozione della regione, oltre che del nostro paese. Si è svolta la settimana della Campania, dedicata ai prodotti dell'artigianato campano, dell'enogastronomia. A febbraio avremo un'altra settimana della Campania a Dubai, dedicata all'innovazione tecnologica. Sono partiti i collegamenti dell'EAV con il sito archeologico di Pompei, con le ville dell'area vesuviana. È un intervento che aiuta a rilanciare il turismo archeologico nella nostra regione. È stato registrato ieri l'ultimo evento dedicato alle celebrazioni del centenario della morte di Enrico Caruso nel Teatro Trianon, con come dire, la conduzione di Marisa Laurito. È uno spettacolo che sarà trasmesso, credo, su Rai 1 la serata di Natale. È un altro evento per rendere onore a questa grande figura di artista che veramente rimane ancora nella memoria del mondo della lirica, del mondo dello spettacolo. Sabato sera a Ravello, nell'ambito della stagione invernale della Fondazione Ravello, ci sarà uno spettacolo con Toni Servillo, una lettura di Dante. È l'inizio di una bella stagione che prolunga gli eventi realizzati a Ravello nel periodo estivo. Ci sarà poi Alessandro Preziosi, ci saranno altri eventi. Continuano manifestazioni di grande qualità promosse dalla Fondazione Ravello. Se Dio vuole, ci avviamo verso settimane e mesi di lento ritorno alla normalità, alla vita. I quasi 2 anni che abbiamo alle spalle di epidemia Covid hanno prodotto non solo danni economici, danni sanitari, hanno prodotto una condizione di vita quasi disumanizzata. Abbiamo perduto rapporti umani, familiari,
Sono stati 2 anni di chiusure e di paure che hanno prodotto danni soprattutto sulla popolazione più giovane, soprattutto sui nostri bambini. Anche per questo dobbiamo fare di tutto per tornare quanto più rapidamente possibile alla vita normale, agli affetti delle nostre famiglie, agli incontri con i nostri amici, ad una vita pienamente umanizzata. Ma questo vuol dire che dobbiamo essere, come andiamo ripetendo da mesi, tutti responsabili. Noi siamo obbligati a fare la campagna di vaccinazione per i più piccoli, anche perché molti dei più grandi non si sono ancora vaccinati. Altrimenti avremmo forse evitato anche la necessità di vaccinare i bambini più piccoli. Non ci sono problemi, è una vaccinazione sicura, è una campagna vaccinale da fare con grande serenità e tranquillità per le famiglie. Ma dipende da noi, dipende da noi. Lo andiamo ripetendo ormai da mesi, dipende soltanto da noi. Vedete, io continuo ad essere molto fiducioso, intanto perché la tenuta che abbiamo in Italia, al netto di fiammate che potremmo registrare nelle prossime settimane, ci conferma che la campagna di vaccinazione ha avuto effetti importantissimi, altrimenti oggi avremmo di nuovo l'Italia completamente chiusa. Dobbiamo proseguire su questa linea. Questi risultati sono importanti. Dobbiamo sapere che sono in fase avanzata le sperimentazioni sui farmaci che ci consentiranno di curare la malattia determinata dal Covid quando dovesse essere più aggressiva. Campagna di vaccinazione, richiami, seconda, terza dose, vaccini efficaci, farmaci che fra qualche settimana saranno certificati e saranno utilizzabili. Beh, io credo che tutto questo ci dica che possiamo guardare con fiducia al futuro. Se saremo responsabili, veramente noi la prossima primavera la vivremo in maniera normale. Poi verificheremo se dovremo fare ogni anno il richiamo, come capita per il vaccino antinfluenzale. Verificheremo, avendo alle spalle ormai una sperimentazione di vaccini su centinaia di milioni di persone. E quindi avremo le evidenze scientifiche che ci consentiranno di fare valutazioni definitive. Intanto cerchiamo di fare tutti il nostro dovere. E se sarà così, vedrete che un passo alla volta ci riprenderemo la vita normale. Un saluto cordiale a voi e alle vostre famiglie.